Ecco il link al mio canale Twitch e alla mia pagina Instagram per seguire gli aggiornamenti. Il paradiso ha 5 avversari, gli dei fanno risplendere un raggio della vita sull'arena, la frequenza e la rigenerazione della salute aumentano durante la scalata della torre di Tremor, sperando che vada tutto bene. Tremor adesso inizia la sua scalata sperando che si arrivi alla fine. E il tutto lo facciamo con cristallino perché mi piace il verde. Mamma mia, salto tutto. Poi in un video che vedrete in futuro, magari lo vedete tra questo e quell'altro, capirete il motivo del perché skipperò tutto, perché in queste Tremor e Tania sarebbero gli ultimi due personaggi DLC che devo fare, che devo portare in A Volte Ritorno, dato che ho portato praticamente tutti i personaggi dei DLC, e quindi mi sembra giusto finire. Finirli tutti, finire proprio tutti i personaggi, così almeno li ho portati tutti e siamo a posto. Di A Volte Ritornano i vari combat pack che ci sono stati nel Mortal Kombat X. Mentre vi spiegherò tutto in un prossimo video, come ho detto, e adesso c'è Tremor, colui che fa tutte le cose con l'elemento della terra per portare la distruzione su tutti, e mi sa che non riesco a fargli la Raggi X, la Brutality, perché c'ha ancora tanta vita e purtroppo ti becchi l'urina e non è l'unica cosa che becchi che ti farà male. Tremor vince e distrugge il suo primo avversario. Corriamo immediatamente al secondo. Round one, fight. Si skippa tutto alla velocità della super mega cazzo in culo luce, perché porca la miseria, mi è saltato fuori un piccolissimo problema su PlayStation 4 di cui ve ne parlerò per quanto riguarda questo problema in un susseguente video. Spero davvero che non capiti adesso, perché è già tipo la terza volta che tento di fare roba con Tremor, soprattutto con giochi con disco, e quindi diciamo che spero che vada tutto a buon termine, ed è per quello che faccio tutto velocemente. Non eguaglierai il mio potere. Round 2, fight. Tu non eguaglierai assolutamente il mio potere. Io sono fatto di terra, plasmato per distruggere tutti con la mia durezza, porca la miseriazza. Soprattutto mi devo ricordare che devo tenere la Raggi X, perché gli voglio va a Brutality. Vabbè che non avrei niente da sbloccare alla fine, perché non c'è assolutamente niente da sbloccare di roba figa bonus, ma non mi interessa. Ecco a voi, cari Shaolin, una nuova statua dove potete andare vicino e pregare. Round one, fight. Mamma mia, già qui non c'ho tempo da perdere, perché attivo le cose che non devo attivare. Maledizione, toh, becca de sto cazzo de uppercut. Già qui, Brix, tu sei una fantastica soldatessa. Non mi veniva il termine tecnico. Però avrai anche questa bellissima skin che sinceramente non mi ricordo se l'ho sbloccata o la viene usata dal computer, giusto perché non la posso usare io. Adesso mi sbaglio, dovrebbe essere tipo una skin, lei è Cassie Cage, che si sblocca con l'account insieme a quello del Mortal Kombat Mobile o una roba del genere. Però mi sembrava diversa, però vabbè, quello che è, insomma. Noi non siamo qui per vincere e fare tanti punti, anche se con i raggi X prendiamo i punti, ma siamo qui per finire immediatamente e il più velocemente possibile questa maledetta torre vivente. Vorrei farti una mossa, ma tutte le volte che io tento di fare la mossa dopo non riesco, quindi me sto fermo, piantato qui di violenza, e vado subito al prossimo scontro. La lava riecheggia,
Non vado contro la signora dell'inferno perché quel video purtroppo è stato cancellato, ma contro il fato della vita. Ciao Boraizo, come va? Tu sei stato già protagonista di Una volta ritornano, perché giustamente Boraizo faceva parte del ULCI. Io giustamente che sto giocando a Mortal Kombat, porca la miseria, Mortal Kombat 11, mi sto dimenticando che in Mortal Kombat 11 ci si fanno anche le combo con il cerchio, e quindi io potrei anche iniziare a fare delle combo con il cerchio, dato che non è roba di Injustice che attiva invece l'abilità. Stramega, maledizione. No, tu non eguaglierai il mio potere, Boraicio. Tu sei un fantastico maestro e ti risparmierò la vita per questo. Gli altri non mi interessa tanto qua fare i punteggi o roba del genere, mi interessa soltanto di portare a compimento la roba, come si chiama qua, di portare a compimento il risultato, portare a casa la vittoria, portare a casa la torre vivente, perché se ho fatto tutti i cacchio di video in questa tipologia qua, mi sembra giusto fare anche la stessa cosa con Tremor e poi con Tania, che è l'ultimo personaggio DLC. Vabbè, cadi per terra. Volevo farti la fatality e risparmiarti la vita, ma non ce la fa. Tremor wins. Corriamo immediatamente all'ultimo scontro. Non avrai la mia anima. La tua anima non merita tanto. Round one, fight. Come ti permetti, Shinnok? Tra l'altro bello che l'ultimo scontro che si fa in questa, come si chiama, in questa torre vivente è contro Shinnok, proprio una conclusione degna di questa torre vivente. E tra l'altro adesso mi sono menato una sfigazza addosso perché ho guardato anche il video e non vorrei che no! Ah, c'era anche la scatola, maledizione, che potevo tirarti addosso! Scellerato di uno Shinnok! Aspetta un attimo. Ok, perché se mi sbaglio posso fare la brutality anche con quell'inghippo qua. Oh, Shinnok, hai rotto le balle. Io non so come fare a tirare addosso poi il tizio su quel coso qua cristallino, perché giustamente io... E che cazzo ha lanciato qua? Ma l'ho lanciata io da terra? Wow, tra l'altro Shinnok non c'ha manco un po' di barra carica. Ah sì, l'ho lanciata io col cerchio. Quante cose fi... Oh, come ti fa... Ah, quindi tu mi dici che creo il coso a terra? Ma adesso come ho fatto a creare il coso a terra? Quel coso lì cristallino. E dopo lo posso usare per tirarglielo addosso. Ma che ficata megatomica. Cioè, questa cosa non lo sapevo. Grazie Shinnok che me l'hai ciulato. Il solito pezzo di merda che ciula le robe. A Shinnok, ma vieni un po' qua. Mortacci tei e di tutta la tua stirpe di rompimenti di coglioni, di gente con le ossa, perché io sono fatto soltanto di terra. Ma se vado nel coso rosso mi viene la vita. Può essere, sì, sì. Mi ritorna la vita. Io adesso sto cercando di fare un paio di mosse speciali per vedere se mi ci... Eccolo! Ma non me lo tira, perché me l'ha tirato soltanto lui? Sto Belzebù? No! Maledizione! No, non voglio il final round. Voglio subito la distruzione di Shinnok. Perché non, tu non capisci, Shinnok, quando rompimento di coglioni può essere stato. Fa sto cacchio di video. Mortacci sua, troverete, ripeto, è un video su Injustice 2. Joker contro Sub-Zero, che credo che proprio uscirà dopo questo video, dove vi spiegherò tutte le cose che stanno capitando alla mia PlayStation 4. Day One, sto cacchio, l'acquistai 8 mesi dopo l'uscita, perché prima avevo acquistato il Day One la Xbox One. Io non ho ancora fatto una mossa però.
e non ci tengo neanche a farla. Se vado nel coso rosso mi ritorna la vita, non lo so. Noi schiacciamo i tasti, facciamo... Adesso me lo tira dietro lui, guarda lo stronzo, eh. Guarda mo che me lo... Mi rompeva i coglioni. Sì. Porca la miseria, muori male. Sacco di ossa vecchie. La distruzione finalmente è stata portata a compimento. Grazie a... Tremor! E Shinnok è morto! Incredibile, ho finito il video! Il paradiso, risultati torre... Incredibilmente sono riuscito addirittura a fare l'obiettivo torre. Cioè, quando devo fare l'obiettivo per sbloccare una roba, non lo faccio e faccio soltanto obiettivo bronzo. Quando invece devo... Non mi interessa niente, infatti no, ho fatto soltanto una fatality, una brutality. Mamma mia, ho fatto gli obiettivi. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima con lo scontro tra titani, sempre con Tremor, nella playlist A volte ritornano.